Rapina a mano armata al supermercato Conad di Piazza Giotto ad Arezzo è successo ieri sera attorno alle 20:30 all'ora di chiusura. In due a volto completamente travisato ed armati di taglierino sono entrati all'interno del locale ed hanno minacciato la cassiera. Si è trattato di un colpo lampo messo a segno in pochi secondi. I malviventi sono infatti entrati all'interno del supermercato e si sono fatti consegnare l'incasso della giornata. Probabilmente i banditi avevano aspettato l'uscita dell'ultimo cliente per entrare in azione. Sono entrati da questa porta dalla quale si può unicamente uscire approfittando dell'uscita dell'ultimo cliente. Sull'ammontare del bottino sono ancora in corso accertamenti. Non supererebbe comunque i 3.000 euro. All'interno del locale, oltre alla cassiera minacciata con il taglierino, anche un altro dipendente ed il direttore. Poi la fuga dei malviventi con il bottino. I banditi si sarebbero diretti verso il parco Giotto a piedi. Stando alla testimonianza del cliente, i due avrebbero parlato con accento straniero. Sul posto i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda, al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Non si tratta della prima volta che il supermercato viene preso di mira da alcuni malviventi. Circa due anni fa un'altra rapina fu messa a segno sempre ai danni dello stesso locale. Sto lì, non ho sentito niente, sa perché? C'ho la cuscina dalla parte del retro. Stamani mattina me l'hanno detto, dico, ma io non ho sentito niente. Però come si vive, insomma, ora? Con la paura, guardi, parecchio. Io abito sola, ho un canino, mi fa compagnia quello lì. Sapete che paura che sa?